Siamo riusciti a portare a Crotone la manifestazione di Onda d'Urto, la terza tappa. Il giro parte da questo splendido paesaggio con vista sul mare. Percorreremo, diciamo, il lungomare di Crotone, passeremo dal castello con annessi viuzzoli del centro storico di Crotone, ci fermeremo presso la chiesa del Duomo, proseguiremo lungo il corso della splendida città per poi prendere, diciamo, lo sterrato che ci porterà nelle zone di Marinella, per poi in ultimo visitare la zona di Capocolonna. Non è una vera e propria gara, ma è una manifestazione dove tutti quanti possono partecipare. Stanno arrivando da tutta la Calabria per poter visitare questo luogo meraviglioso che è Crotone e quindi di conseguenza concludere questa terza tappa di Onda d'Urto. Partiamo alla grande, partiamo da star sotto questo sole, bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare sotto questo sole, rossi col fiatone, neanche da bere sotto questo sole, bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare sotto questo sole, rossi col fiatone, neanche da bere. La cittadina meritava una visita, è giusto dirlo, perché ci sono bei posti che anche in Calabria noi stessi calabresi non conosciamo. Quindi abbiamo visto la panoramica del lungomare, la panoramica all'interno della città vecchia e del comune, con insomma i monumenti annessi diciamo alla zona. Paesaggio meraviglioso, non ha paragoni, devo essere sincera, piaciuto moltissimo, percorso un po' duro, troppo caldo per i miei gusti oggi, non amo il caldo. Però è stata davvero una bella escursione oggi. Mi è sembrato molto molto simpatico di vedere tutto questo gruppo di amici, che mi sembrano che siete tutti fra di voi, di venire fino a qua. Trovo che sia giusto di mischiare lo sport e le cose belle della Calabria come questo posto del Capocolonna. Ritornerete? Certo, ma io sono anche sposato un calabrese, dunque io ritorno sicuramente e le mie amiche sono sicura che lei ritorneranno. E allora buona vacanza! Grazie.